Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video non era ovviamente un video di solito di quelli programmati, nel senso che sono quei video che fai di pancia. E perché? Perché giustamente da domenica sera c'è un disfattismo, ci sta la delusione ovviamente del popolo bianconero, ma c'è addirittura del disfattismo esagerato a mio avviso verso una squadra che comunque, bisogna ricordarlo, da 6 anni vince il campionato italiano e da 3 anni consecutive è detentrice della Coppa Italia. Quindi una squadra che comunque sta andando comunque a giocarsi, sta giocandosi il settimo scudetto consecutivo e la quarta finale di Coppa Italia consecutiva. Tanto per render l'idea, questa cosa non è mai successa nella storia. Quindi né i 6 scudetti né le 3 Coppe d'Italia consecutive noi se ne avevamo mai fatte, figuriamoci 3 double consecutivi. Adesso cominciamo a entrare però nel vivo del video. Il video praticamente vi spiegherò le ragioni, secondo me, per cui uno non dovrebbe crederci e quelle per cui uno dovrebbe crederci. Cominciamo con quelle per cui uno non dovrebbe crederci, perché il Napoli ti ha messo sotto allo stadium e la squadra è sembrata un pochino sulle gambe. Perché può sembrare che la squadra e l'allenatore non siano più in sintonia. Perché il disfattismo dei tifosi può contagiare anche l'ambiente. E perché il Napoli adesso moralmente è al settimo cielo. Ma adesso veniamo ai punti sul quale mi piace di più, cioè il perché dobbiamo crederci. Personalmente io ci credo. Ci credo perché la Juventus ha vinto quest'anno a Roma con la Lazio, a Firenze, a Torino al Grande Torino contro il Torino, a San Siro col Milan, a Wembley, al Bernabeu. Poi vediamo, mi sono dimenticato qualcosa? Ah, San Paolo di Napoli. Per cui è vero, San Siro contro l'Inter e la trasferta all'Olimpico sono due scogli difficili da superare, ma la Juve, secondo me, ha tutte le carte in regola per puntare a vincere sia San Siro con l'Inter che con la Roma. Apro una piccola parentesi, quella con l'Inter sarà la partita fondamentale, perché se batti l'Inter cambia psicologicamente un po' il discorso campionato. Se la partita con l'Inter non la vinci, chiaramente rischi di abdicare. Comunque, tornando a noi, perché credo che la Juve abbia la rosa più forte di tutto il campionato, e l'ha dimostrato. Perché il Napoli comunque non sta così bene, in quanto la Juventus, pur soffrendo e meritando di perdere con Napoli, alla fine ha preso gol al 90esimo solo da un colpo di testa di un difensore. Quindi nessuna azione costruita in maniera buona dal Napoli, solo tanta rabbia, tanta grinta e tanti applausi ovviamente per questo, però alla fine neanche loro sono proprio in forma smagliante. Perché il Napoli comunque avrà da giocare la partita a Firenze, dove non sarà così facile, e all'ultima giornata c'è il Crotone in piena bagarre salvezza. Perché il Napoli ha festeggiato troppo la vittoria a Torino, e questo potrebbe essere un boomerang: festeggiare troppo una vittoria, rischi poi di prendere la mazzata perché esageri con l'esaltazione dell'ambiente. Perché la Juve è la Juve, come ho detto prima, è la squadra più forte e ha tutte le potenzialità di vincerle tutte e quattro queste partite. E insomma, e perché abbiamo detto, e soprattutto quella che preferisco è, perché abbiamo detto tutti fino alla fine, e fino alla fine sarà, perlomeno. Io dico fino alla fine, so quello che dico e io tifo la Juve fino alla fine. Fino alla fine. Chi non tifa Juve, o che perlomeno non la tifa fino alla fine, ma solo fino a convenienza, ragazzi, un consiglio: queste 4 settimane andate al mare. Andate al mare, non guardatelo il calcio, perché questi sono tifosi come voi. Tifosi come voi che rovinano l'ambiente e creano negatività attorno al gruppo. Chiudo dicendo che uno dei motivi per cui ci credo è Massimiliano Allegri, tanto criticato, ma secondo me l'allenatore più competente che ci abbiamo in Italia. Al prossimo video, ciao!